il momento di pensare a qualcosa di nuovo per il guardaroba. Però ecco, con qualche accessorio ben congegnato le cose vivono a lunga. Però non dobbiamo essere sempre così sagge. Qualcosa di nuovo è sempre bello poterlo comprare. Allora, diciamo così. Se siete una vera signora o se volete sentirvi tale, qualcosa di beige di cammello. L'ideale sarebbe un cappotto. Un cappotto un po' anni, magari anche anni 50, un po' ampio. Se siete magre potete stringerlo in vita con una cintura. Un cappotto color cammello è il tocco di stagione. Oppure potete prendere sempre beige, mi spiace ma questo è l'inverno del beige, che una volta era ritenuto il colore più noioso del mondo, adesso è diventato invece il simbolo della vera signora. Con un pullover beige, per esempio, una gonna grigia. È un accostamento di colore nuovo, dà un tocco completamente diverso a tutto il guardaroba. Vi piacciono le pellicce? Ci sono quelle maculate bellissime. Perché dico maculato? Perché voi sapete che qualsiasi cosa di maculato vedete per la strada è comunque ovviamente ecologico. Grazie alla Convenzione di Ginevra, gli ultimi animali maculati, come dire, sono stati salvati e risparmiati ormai da più di 30 anni a questa parte. Non esiste praticamente più niente di pelliccia reale, diciamo, che sia maculata, leopardato, come volete. Anzi, se per caso ne vedete una che reale è, chiamate subito la polizia, perché così cerchiamo di capire come ha fatto ad arrivare. È una, come posso dire, è praticamente diventato così forte questo divieto anche dentro di noi che perfino chi ha pellicce d'epoca o che le ha comprate magari in aste così non riesce più a portarle, perché è una cosa che non siamo veramente più abituati a vedere. Allora, una bella pelliccia di maculato, un soprabito di maculato, delle scarpette, una borsa è un elemento perfetto. Tenete conto poi che quest'anno è di grandissima moda, ma sotto traccia lo è un po' tutti gli anni, un po' sullo stile francese che del leopardato a partire da Saint Laurent ha fatto veramente un must, un segno fortissimo. Poi qualcos'altro, con un occhio verso il Natale, io direi qualcosa di rosso. È un rosso magari, se vogliamo, un po' più sfumato, un po' più color verso il granata, però un cappotto, un soprabito, una sciarpa. Delle belle sciarpe nuove danno un senso di novità a tutto il guardaroba. E poi un gioiello. Anzi, io come dico io, una collanona. Questa è la stagione delle collanone. Fantasia, naturalmente. Si trovano un po' da tutte le parti, le più belle del mondo sono quelle che fa Lanvin. Però le trovate veramente un po' dappertutto. Cristalli molto grossi, pietre grosse. Ecco, queste danno un senso di bellezza e di novità a qualsiasi camicetta e anche al pullover. Perché è molto bello un pullover a collo alto, una collana che faccia come una cornice sotto. Qualcos'altro? Beh, io direi che grazie a Dio sono tornati di moda i mocassini. Allora, il mocassino, un po' più affilato nella variante attuale, quindi fa il piede diventa meno mattoncino quando lo indossa, è una cosa perfetta di stagione, perché oltretutto è anche molto comodo. Se poi volete spingervi un po' più in là, cercate di velluto. E allora qui è una combinazione quasi efferata. La comodità del mocassino con la sottigliezza e l'eleganza del velluto. Una cosa che si può portare di giorno e di sera, in ogni momento. Consigliabile però con la pioggia.